abbiamo intrapreso questa battaglia, che è una battaglia per la difesa dei diritti. Questo concorso è un po' anomalo perché è passato da Gelmini a Fedeli. Stamattina, diciamo che durante l'incontro col vice capo di gabinetto Pinneri, c'è stata questa presa di coscienza delle 2000 scuole che a tutt'oggi sono senza dirigenti. Qual è il rischio con l'inizio del nuovo anno scolastico? E ogni dirigente potrebbe avere 2000-3000 alunni da gestire in scuole diverse, oltretutto anche se parliamo della Liguria, del Veneto o altre regioni molto distanti fra loro. Per cui sicuramente l'offerta formativa, la risposta anche alle famiglie è diversa, sarà diversa. Noi siamo circa 800, per cui risolveremmo prima del concorso nuovo, risolveremmo parzialmente la situazione delle scuole senza dirigente scolastico. Una promessa mancata della buona scuola? Sì, perché in effetti nella buona scuola è stato, diciamo, parzializzato questo intervento solamente a questi docenti che hanno fatto un concorso 2004-2006. C'è stato risposto dal ministro a seguito di tante interrogazioni che questi ricorsi 2004-2006 erano datati. Noi diciamo sono 6 anni che questo concorso è stato effettuato. Oltretutto la normativa presupponeva che ogni 3 anni ci sarebbe stato un concorso per dirigenti. Per 6 anni questo concorso non è stato fatto e questo è il motivo per il quale 2000 scuole sono senza dirigenti. Quando la legge 107 del 2015 ha sanato i ricorrenti del 2004 e del 2006 escludendo clamorosamente noi, ci ha resi di fatto diversi davanti alla legge. La disparità di trattamento è stata messa in luce recentemente da un'ordinanza del Consiglio di Stato del 21 giugno che ha rilevato appunto questa disparità di trattamento, ha sospeso il giudizio e ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale. Noi non chiediamo nessun regalo, chiediamo parità di trattamento e che venga rispettato l'articolo 3 della Costituzione. Come si vive in attesa, in questo limbo da 6 anni? Si vive male, abbiamo trovato il sostegno da parte di moltissimi parlamentari, ne cercheremo ancora altri, vogliamo credere ancora veramente nella politica e nella giustizia.